Buongiorno ragazzi, ciao, benvenuti su The First Responder, bentornati, sono Ivan. E mi stavo chiedendo questa mattina quando mi sono alzato, ma ogni tanto facciamo delle stupidaggini e sinceramente nessuno è perfetto, quindi siamo tutti sullo stesso livello, chi più e chi meno. E mi chiedevo per quale motivo quando facciamo quella cosa lì, quella cosa sbagliata, quella cazzata possiamo dire, siamo sempre pronti a giudicare gli altri, siamo sempre pronti a trovare un capro espiatorio, ma poi difficilmente troviamo la risposta che poi si cela di fronte ai nostri occhi. Anzi, si rivela per quello che è, senza troppi discorsi, è tutto lì. Allora potremmo dirci le cose come stanno, signori. Due concetti che possano essere utili nella nostra vita quotidiana. Per fare questo utilizzerò delle immagini. Guarda, vi chiedo scusa da subito, non avevo una controfigura femminile, ma in questo caso tutti quanti sono chiamati a riflettere, sia che siano uomini piuttosto che donne, genitori, zii, nonni e figli. D'accordo? Ma prima via con la sigla, ragazzi. Ciao. Ah, sì, vieni amore, vieni, sei pronto per andare a scuola? Ma sì, vieni, vieni, sali pure da qua, vieni. Ok, sì, ok, ce la fai, scavalca. Grazie, papà. Oh, bravo amore, troppo grande. Ok, arrivo, eh. Ecco qua. Hola! Hola chico! Amore, sei pronto? Ti sei seduto, non so, cosa vuoi fare? Vuoi stare lì così? Ah sì, va bene. Ascolta, abbiamo un sacco di cose da fare, ti porto a scuola e poi ho i miei giri da fare in palestra. Bella fra, tranquillo. Ok, siamo pronti? Va che accendo il razzo qua. Via! Sì, ci sei, amore? Bene, allora ti porto prima all'istituto scolastico, dopodiché verrò a prenderti a una certa ora e ti porterò al parco giochi. Prego. Ok, ben lì composto, mi raccomando, giù i piedi dal sedile. Eccoci qua, sì, dottore, sì, salve, sì, è il Nasdaq, sì, ma adesso ci pensiamo. Allora, scusi un secondo, la letta è a posto, i bocchettoni sono a posto, mi raccomando non ti allacciare, perché qui ho appena sistemato tutto, quella si attorciglia, e attenzione ai piedi, lasciali lì sul tappetino, guarda che andiamo. Sì, dottore, mi diceva. Ok, comprendo, comprendo perfettamente, ma lei è in ottime mani. E voi penserete, Ivan, tu sei catastrofico. Ma a dire il vero, il catastrofico spesso si confonde con quello che è il realismo.
quando descrivo alcune cose, quando vi porto alcune scene, perché comunque io le ho già vissute. Sicurezza dei bambini in auto. Tra i bambini deceduti prima dei 14 anni, uno su tre muore in un incidente stradale. Infatti i bambini sono maggiormente a rischio quando viaggiano in auto o quando sono pedoni. Questo è un intervento di quelli multiforze. In base alla gravità, può esserci in appoggio il mezzo di soccorso avanzato composto dal soccorritore, figura tecnica come lo sono io, che coadiuva l'operato del medico specializzato in medicina d'urgenza e l'infermiere professionale, anch'esso specializzato per protocolli extra ospedalieri, piuttosto che coadiuvando il medico stesso. Per questo intervento ho già visto intervenire anche le ambulanze. Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Grande operato. Vorremmo provare a dare un finale alternativo a questa situazione. Possiamo provarci? Vorremmo provare a dare un finale che possa lasciare un segno. Vorremmo provare a dare un finale che possa far comprendere meglio il concetto. Io ci sto provando e ci proverò proprio adesso. Vediamo un po' come va a finire questa cosa. A tra poco. Sì, amore, dimmi. Ah, stai scavalcando? Ok. Dimmi amore, dimmi. Che c'è? Mi volevi dire qualcosa? Dimmi. Ah. Hai visto cosa è successo prima? Adesso mettiti seduto. Allaccia la cintura. Bella zio. Mani sul volante e io vado a sedermi dietro. Ok. Sarà fatto. Ti voglio bene, papà. Sì, ti voglio bene anch'io, amore. Sì, dottore, dicevamo... Sì. Padre? Aspetti un secondo. Potrebbe passarmi il telefono? Ok, va bene. Tieni. Hello, signore. Okay. Sayonara. Adesso, papà, ti metti seduto. Allacci la cintura. Ok, va bene. E tieni le mani sul volante. Hai visto cosa è successo prima? Intanto io vado dietro a sedermi e mi allaccio la cintura. Okay. Ti voglio bene, papà. Ti voglio bene anche io, amore. Va bene, allora possiamo partire. Il modo migliore per garantire la sicurezza del vostro bambino in auto, oltre che allacciare correttamente la cintura di sicurezza, è di installare attentamente un seggiolino per bambini omologato, di far utilizzare sempre al vostro bambino un seggiolino adatto e di guidare con prudenza. Eccoci ragazzi, siamo giunti al termine e spero che il video vi sia piaciuto. Nel qual caso mi raccomando, iscrivetevi pure al canale. E se invece non vi è piaciuto, mi dispiace. Rimane comunque il fatto che nel momento in cui salite in automobile e decidete di non utilizzare la cintura di sicurezza o di non allacciare i vostri figli, non dovrete cercare di accusare qualcun altro se non voi stessi, né più né meno. È la teoria del triplice impatto. L'automobile procede e va a impattare a una certa velocità. Gli occupanti del veicolo impatteranno alla stessa velocità contro gli elementi rigidi dell'abitacolo. Gli organi degli occupanti impatteranno alla stessa velocità contro gli elementi rigidi del corpo stesso. Ragazzi, organi interni, io farei in modo che rimanessero dove sono, intonsi, come madre natura ce li ha fatti. Io a questo punto termino veramente, ringrazio Euro NCAP per avermi dato la possibilità di utilizzare dei frame del loro video che lascio comunque per intero in descrizione. Ringrazio anche i miei colleghi soccorritori, grande squadra. Ragazzi, ho terminato e io vi saluto. Ci vediamo alla prossima, se vi va.